Shalom a tutti. Ha detto allora ai sacerdoti l'incaricato: uscite e guardate se è arrivato il momento della Shechita, che si può fare il macellare il sacrificio rituale del mattino. Perché la legge dice, il versetto descrive, Beyom Zivchachem, nel giorno sacrificherete. Dunque dobbiamo aspettare che l'alba fosse già illuminata. Se era già effettivamente luce, quello che guardava diceva: Barkai, è già illuminata, c'è già uno spiraglio di luce. Mattia ben Shmuel dice: Heir plei kol ha-mizrach, ad shehu be-Hebron, ha illuminato tutto l'est fino che arriva alla città di Hebron. Hebron era accanto a Gerusalemme. E quello che saliva su a vedere se c'era luce diceva sì. Adesso il Talmud spiega perché si diceva fino a Hebron, perché Hebron è il posto dove sono sepolti i nostri avi Abraham, Yitzhak e Yaakov. E dunque il mattino, prima di sacrificare il sacrificio, si voleva menzionare il merito dei nostri avi, che in merito dei nostri avi vengano accettate le nostre preghiere. E dunque prima di sacrificare il sacrificio si aspettava non solo uno spirale di luce, ma che ci sia tanta luce a est fino che è illuminato anche Hebron. E si chiedeva, l'incaricato chiedeva: ha illuminato fino a Hebron, tutto l'est fino a Hebron? E quando la vedetta diceva sì, allora procedevano per sacrificare. Shalom a tutti. We want Mashiach now. Yechi Adoneinu, Moreinu, Verabeinu, Melech HaMashiach, Lam Vaed. Noi vogliamo Mashiach adesso.